C'erano una volta tre alberi che crescevano uno accanto all'altro nel bosco. Erano amici e, come tutti gli amici, anche loro erano molto diversi, nonostante crescessero nello stesso posto e fossero tutti della stessa altezza. Un giorno gli alberi parlavano di ciò che sarebbero voluti diventare da grandi. Da grande sarò un baule intagliato, il più bello di tutti, di quelli dove si conservano i tesori e i gioielli, disse il primo albero. E il secondo continuò: da grande sarò un potente veliero, il più forte di tutti, e trasporterò il più famoso esploratore del mondo. E il terzo disse: da grande sarò il più alto e bello di tutti gli alberi, e agli uomini parlerò di Dio. Passarono gli anni. Un giorno, nella foresta, arrivarono i boscaioli per abbattere il primo albero. Ecco, ora il mio desiderio di diventare un baule di tesori si realizzerà. Ma non fu così. Anziché essere trasformato in un baule di tesori, il primo albero diventò una mangiatoia per animali. Passarono alcuni anni. Poi, una notte, la vita del primo albero cambiò. Nacque un bambino. Con tutta evidenza, non era un bambino comune. Gli angeli cantarono e i pastori vennero a visitarlo. Indovinate quale mangiatoia usò come culla la madre del bambino? Quando capì cos'era successo, il cuore del primo albero si riempì di gioia. È vero, non sono stato riempito d'oro di gioielli, ma ho portato il più prezioso tesoro del mondo. Anche il secondo albero, quando venne abbattuto, fu molto contento. Ah, ecco, ora il mio desiderio di diventare un potente veliero si potrà realizzare. I boscaioli portarono via il secondo albero. Ma anziché un agile veliero, diventò un semplice peschereccio. Passarono molti anni, circa 30 anni, in tutto circa 30 anni. E un giorno anche la vita del secondo albero cambiò. Era fuori, in mezzo al mare, quando si scatenò una tempesta terribile. Il vento soffiava, le onde erano tanto alte che la barchetta sembrava affondare. Ma a quel punto accadde qualcosa di incredibile. Gesù, vedendo i suoi discepoli spaventati, si alzò e ordinò al vento e al mare di calmarsi. Ed essi obbedirono. Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede? Ma chi è costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Quando il secondo albero capì ciò che gli era accaduto, anche il suo cuore si riempì di gioia. I miei desideri sono stati realizzati. Non ho trasportato un grande esploratore, ma ho trasportato il creatore del cielo e della terra. Non molto tempo dopo, anche la vita del terzo albero subì un cambiamento. Non fu molto contento quando i boscaioli lo abbatterono. Ora non potrò più essere l'albero più alto della foresta e non potrò parlare agli uomini di Dio. I boscaioli lo portarono via. Con sua grande costernazione, però, non fu lavorato per farne qualcosa di bello. Di lui ne fu fatta una grezza croce di legno.
Là, in cima ad una collina, fu inchiodato, sopra le sue travi, un uomo condannato a morte. Sarebbe dovuto essere il giorno più brutto della vita dell'albero. Ma chi era l'uomo inchiodato sulla croce? Era Gesù Cristo, figlio di Dio. E quando il terzo albero capì cosa era successo, il suo cuore pianse contento. «Ecco», mi disse, «non diventerò l'albero più alto del bosco, ma sarò la croce, e quando gli uomini mi guarderanno, penseranno a Dio che attraverso suo figlio Gesù salva tutto il mondo». E questo era molto meglio che essere soltanto il più grande albero del mondo.